Quando Giuseppe li vide entrare con una corda come questa, non sapeva cosa volessero fargli, forse a quel punto neanche gliene importava. Era lì da quasi 2 anni, debole. Era rimasto chiuso sempre in una stanza, sporca, con poca luce, senza avere nulla da fare. Da tempo nemmeno ricordava più i suoi videogiochi e il suo cavallino. Era proprio all'uscita del maneggio che lo avevano preso, in 4, vestiti da poliziotti. Gli avevano detto che l'avrebbero portato da suo padre, che era in carcere, invece lo avevano chiuso in quella orribile stanza. Il primo giorno aveva urlato, aveva battuto con le mani sulla porta, ma non aveva avuto risposta. Poi, quando gli portarono per la prima volta da mangiare, un panino, una pizzetta fredda, gli dissero che doveva stare zitto, altrimenti lo avrebbero picchiato. E Giuseppe non urlò più, anche se aveva perso la sua libertà. E i suoi 13 anni, tra pochi giorni, sarebbero diventati 15, ma neanche se lo ricordava. In quella stanza buia, il tempo aveva smesso di scorrere e l'umidità aveva ammuffito anche i ricordi. Aprirono la porta in 3, lo sollevarono dal letto, lo misero con la faccia al muro. Giuseppe non ce la faceva a muoversi, aveva passato quasi tutto il tempo sul letto, i suoi muscoli non avevano forza. Gli dissero: tuo padre ha fatto il cornuto, e gli misero questa corda attorno al collo. Poi lo fecero stendere a terra, sul pavimento sporco. Uno gli teneva ferme le braccia, un altro si mise sulle sue gambe. Quello che gli aveva messo il cappio cominciò a tirare la corda. Giuseppe sgranò gli occhi. Dopo pochi secondi, la bava cominciò a uscire dalla sua bocca, mentre i suoi occhi si spegnevano. Allora lo sollevarono, 2 per le braccia, 1 per le gambe, e lo portarono in un'altra stanza dove avevano preparato un grosso contenitore. Ci buttarono dentro il corpo di Giuseppe. Si sentì un rumore orribile. L'acido aveva cominciato a corrodere il suo corpo. Ci ha consumato da 2 anni di prigionia. Il giorno dopo, di quel corpo innocente non era rimasto nulla. Nell'acido c'era solo la corda e quell'orribile ferocia criminale che quei 3 mostri continuavano a chiamare vendetta.